cercare di dare una risposta a queste domande, possiamo dare voce alle testimonianze di contatto diretto con popolazioni extraplanetarie vissute da coloro che nell'ambito ufologico e spirituale definiamo contattisti. Quale messaggio portano questi fratelli provenienti da mondi e stelle lontane? Sono forse qui per indicarci la via verso un modo di vivere più armonico e per aiutarci a compiere un salto quantico di coscienza? In questa sede desideriamo presentarvi la straordinaria testimonianza di Gaspare De Lama, oggi novantenne e contattista del caso Amicizia, il più eccezionale caso di contatto ravvicinato del mondo. Ne avevo visti, non li ho contati, 10, 12 UFO per appuntamento in 4-5 anni. Paura tanta, perché in quel periodo lì si parlavano di UFO, di extraterrestri. Il caso Amicizia è il caso di contattismo che possiamo definire il più grande e importante del mondo. 1956 è l'Italia del boom economico, ma è anche l'Italia di una delle vicende più straordinarie e incredibili mai raccontate, il caso Amicizia. E tutto inizia qui, a Pescara. Ci accompagna in questo viaggio lo scrittore Biagio Russo, depositario delle confidenze di uno dei protagonisti ormai scomparso. Ad aprile del 1956, in un appartamento di questa via, si incontrarono tre persone, Bruno Samaciccia, Giulio e Giancarlo, a casa di Bruno Samaciccia per esaminare una pergamena che un loro amico gli aveva regalato, che aveva trovato in fondo a un vecchio baule. Questa pergamena conteneva una mappa, sebbene fosse sbiadita, ma era ben evidente che si trattasse della mappa della Rocca Pia, la fortezza che sovrasta Ascoli Piceno. Loro vennero qui e successe qualche cosa di estremamente straordinario. L'incontro avvenne con due persone su questo sentiero. Una era alta 2,5 metri e un'altra era alta 1 metro. I due parlavano un perfetto italiano. Stettero insieme ai tre amici per 1 ora e mezzo, parlando degli argomenti più disparati, fra questi ovviamente la loro provenienza, che non era terrestre, ma provenivano da un pianeta che orbita intorno a una stella della nostra galassia. Ecco un particolare che non è stato mai rivelato pubblicamente fino ad ora. Io mi trovo in un punto che mi è stato indicato da chi ha partecipato personalmente al caso Amicizia. Questo è il punto da cui i V-56 uscivano dalla loro base segreta per incontrare gli uomini. La più grande base d'Europa, che era nell'Adriatico, da Ortona ad Ancona, 300 km di lunghezza per 150 km di larghezza. Alieni, così simili agli esseri umani da mischiarsi senza problema tra di noi e presenti sul nostro pianeta in incognito. Da quel giorno i contatti con loro, chiamati V-56, si intensificarono e il gruppo degli amici si allargò progressivamente, coinvolgendo sempre più persone anche di altre città, dall'Adriatico alle sponde del lago di Como. È qui che vive uno degli ultimi testimoni di questo caso straordinario, un uomo che ancora oggi custodisce come cimeli preziosi le foto, i filmati, i documenti dei V-56. Tra di noi non c'erano capi né sottocapi, ma Bruno Samaciccia era quello che teneva le file, aveva anche un nucleo messo da loro per cui poteva ricevere telepaticamente, ma non attraverso il cervello, attraverso questo piccolo telefono, sì. E questo Bruno mi prende molto in bombolero, un uomo stupendo, no? Durante questi 5 anni ho cominciato a vedere i loro apporti quando pioveva giù del materiale, oppure bobine con le loro voci su quello che dovevamo fare, oppure prelevavano del materiale, spesse volte frutta, camion interi di frutta che sparivano.
Queste derrate alimentari venivano portate in posti in cui i V56 indicavano luogo con estrema precisione. Quando arrivavano al punto X, i partecipanti del gruppo Amicizia avevano il compito di distogliere l'autista e chi rimaneva ha assistito a un tremore del camion e all'istantanea sparizione di tutto il carico. Teletrasporto. Questo tra l'altro ha generato dei dubbi nei confronti dei partecipanti a lungo andare, perché non riuscivano a comprendere quale poi fosse in fondo lo scopo dei V56, quello scopo che inizialmente dichiarato era quello di aiutarli a preparare gradualmente il genere umano alla rivelazione della presenza di esseri simili agli umani sulla Terra ma provenienti da altri pianeti. Io devo essere sincero, certe volte ho avuto dei dubbi che ci facessero fare delle cose per vedere la nostra devozione nei loro riguardi, la nostra premura. Mi sono venuti tanti pensieri che era un teatrino, che era una messa in scena, ma certe volte quando pensavo a queste cose mi si accendeva la radiolina che avevo con me, interveniva la voce spesse volte, quasi sempre, di Sigi o anche di un personaggio che noi chiamavamo Dim Pietro, ecco, e che mi diceva: Gaspare, cambio pensieri, proprio così, che io mi vergognavo come un bambino piccolo, con le mani prese nel vasetto della marmellata, e certe altre volte proprio indovinavano i miei pensieri. Io certe volte mi parlavano, facevo delle domande alla radiolina e mi rispondevano come se la mia radiolina fosse anche ricevente. Così i V56 comunicavano con i loro amici umani. Gaspare De Lama conserva ancora uno dei messaggi registrati all'epoca. A parlare è l'alieno che si faceva chiamare Sigir. Cari amici, cari figlioli, vi adagerti di noi, poiché nessuno tra noi vacillerà. Voi siate uniti, 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 e sopportate le vostre debolezze reciproche, lottando e migliorando come uomini e come nostri cari amici. Il nostro mondo per voi cari non è facile a capire. Questo è naturale, ma con l'affetto e la fiducia potrete ugualmente stare vicino ai nostri cuori aperti a voi e comprenderci di più. Un abbraccio fatto di caldo affetto e di pura amicizia dal vostro Sigir. Unità, amore, amicizia. In una sola parola, Uredda. Una forma di energia che serviva ai V56 per sopravvivere sulla Terra e difendersi dai loro peggiori nemici, gli alieni soprannominati i Contrari o CTR. L'Uredda è un'energia. È l'energia dell'amore. Loro conoscono una dozzina di energie che noi non conosciamo e non possiamo sfruttare. L'Uredda era l'energia che scaturisce dall'amore, che a loro serviva per alimentare i loro strumenti. L'aria ricreata nelle basi, i loro velivoli stessi andavano attraverso questa energia. Fin tanto che noi questa energia la producevamo amandoci tra di noi e verso di loro. Ecco, fin tanto che questa energia l'abbiamo alimentata, le cose hanno potuto proseguire. Gli alieni vogliono dare prova della loro tecnologia superiore, così accettano di mostrare agli umani i loro mezzi volanti su appuntamento. Gaspare De Lama indica luogo ed ora, porta con sé una macchina da presa e succede l'incredibile.
Allora decisa, abbiamo cominciato un po' io, un po' Bruno a filmare. Bruno mi conduceva perché lui era collegato con loro telepaticamente, per cui sapeva se spostare la macchina più in qui là. Il cielo era sgombro. Il cielo era sgombro. Lei non vedeva nulla con i suoi occhi? No, no, nulla. Le foto le ho portate da un fotografo, ecco, per farle sviluppare. E c'era questo loro mezzo, 4,5 metri di diametro, un ricognitore unicamente per uso terrestre. Non solo dischi volanti, ecco alcune rare immagini dei V-56. Questo ragazzone era uno di loro, la sua altezza presunta è di circa 3 metri. Mentre in questa foto un giovane Gaspare De Lama è accanto ad un alieno etereo. Spicca il grande cuore al centro del corpo immateriale. Gli anni passano e nel gruppo degli amici qualcosa cambia. Un po' per volta si spezza l'unità, subentrano invidie reciproche, aumentano i dubbi sulle reali intenzioni dei V-56. E così iniziano i problemi. Questo scoramento fece sì che il gruppo si sfaldasse. I V-56 dicevano che il gruppo è un'esistenza vivente. E nel momento in cui viene meno il gruppo, automaticamente viene meno questa armonia generale. Alla fine degli anni 70 accadono eventi anche tragici. Siamo vicini all'epilogo. I V-56 avevano già preannunciato ai loro amici terricoli, come li chiamavano, che i CTR, i contrari, i Warriors, stavano per prendere le loro basi e che questo avrebbe comportato fenomeni strani in mare, bolle di aria, così erano state definite dalla stampa ufficiale. Io conosco personalmente chi all'epoca lavorava nell'aviazione e che controllava il mare, che disse che uscivano delle macchine volanti, in altre parole dischi volanti. Ecco, una di queste macchine provocò il rovesciamento di un peschereccio e ci furono due morti. Fenomeni misteriosi che diffondono il panico, come testimoniano queste interviste raccolte pochi anni dopo quei fatti inspiegabili. Eravamo in servizio di polizia marittima e ci dirigevamo da Pescara verso San Benedetto. Rilevammo sulla nostra dritta un segnale luminoso che dalla superficie dell'acqua si elevò per circa 250-300 metri. Ecco, mi trovavo in mare con mio fratello e siamo stati così travolti da 4-5 onde lunghe, essendo il mare già bonaccia. Hai avuto paura in quel momento? Paura tanta, perché in quel periodo lì si parlavano di UFO, di extraterrestri, di cose che amici miei mi avevano raccontato, ma io non ci credevo. Visto quel fatto lì ho dovuto ricredermi, perché tanta paura. Nello scontro i V-56 hanno la peggio. Nel 1978, sconfitti, lasciano le basi italiane e spariscono. Il loro segreto rimarrà custodito fino a quando Bruno Sammaciccia, ormai gravemente malato, chiede all'amico Stefano Breccia di raccontare al mondo quei fatti straordinari. Nel 2007, grazie al libro Contattismi di massa, esplode il caso Amicizia, tra polemiche ed incredulità. Io ho avuto la fortuna di conoscere una persona che ha partecipato al caso Amicizia. Una persona di conoscenze straordinarie. Io a questa persona ho creduto e credo tuttora. Ci sono cose che non si possono spiegare, che io credo che non siano nemmeno alla portata dell'essere umano. Credo che ci si debba arrivare dopo una ricerca che non sia soltanto esterna, ma anche interna, a livello interiore. Perché credo che bisogna essere pronti per affrontare certi argomenti che vanno al di là di qualsiasi razionalità. È stata un'esperienza per me unica, perché è un'esperienza così, non avrei mai pensato di poterla vivere. Un'esperienza che mi ha arricchito, che mi ha fatto proseguire su una certa strada. Non ho più lasciato perdere
ciò che era la parte di noi che vive d'amore, ho imparato a seguire più il cuore che la mente, e ci vuole un po' coraggio certe volte perché si diventa più vulnerabili. Chi sono? Cosa sono i V56? Sono degli fratelli superiori a noi in evoluzione. Ho sentito dentro di me, quando mi parlavano, che ero di fronte a delle persone umane. Ecco, loro erano umani e noi non ancora. Ho sentito questa differenza, ecco. Per loro la massima felicità è rendere gli altri felici. Per noi non ci siamo, insomma. Su questo pianeta io vedo lei, vedo questo muro e pensiamo che tutto finisce lì. No, io ecco, ho potuto constatare che c'è dell'altro, che è esaltante, anche disarmante, perché sento che c'è un abisso tra noi e questa gente, però ci sono arrivati loro, ci arriveremo anche noi. Ti invitiamo a venire a conoscere Gaspare De Lama di persona e ad ascoltare la sua straordinaria testimonianza insieme alla testimonianza di altri contattisti, Marina Tonini e Sen Arcaro, domenica 24 maggio 2015 alle ore 14 a Milano, in via Santa Marta 19, presso i Sentieri del Vento. Tra gli argomenti trattati parleremo di cover-up, disclosure, presenza extraterrestre, cambiamenti planetari e vibrazionali, anime stellari, bambini e adulti del nuovo tempo e molto altro. Ti aspettiamo.